Hai voglia di fare un periodo di disintossicazione ma non sai da dove cominciare? Nel video di oggi ti suggeriamo tre alimenti, nello specifico tre frutti, su cui puoi fare affidamento. Ciao e bentornato nel canale YouTube Il Giardino, noi siamo Giulia e Diego e in questo canale ci occupiamo di salute, benessere, alimentazione, sostenibilità e buone pratiche di vita. Nel corso dell'anno svolgiamo una serie di iniziative, di periodi di disintossicazione che proponiamo alle persone e tre di questi si basano in particolare sul consumo di un alimento in particolare, di un alimento specifico. Nel video di oggi li andiamo un pochino a vedere e scopriamo perché questi tre alimenti sono particolarmente adatti a sostenere i processi di disintossicazione. Nel video di oggi non entreremo particolarmente nel dettaglio su come funziona una detox e come avvengono i processi eliminativi del nostro corpo, perché ne abbiamo già parlato approfonditamente in più video. In particolare ti lasciamo qua sopra questo qui in cui insomma descriviamo tutto proprio bene, quindi dopo questo video ti suggeriamo di andare a vedere anche quello per capire un pochino meglio come avviene il tutto, no? Riepiloghiamo giusto proprio in pillole, ecco, una disintossicazione, una detox, che cos'è? È un periodo in cui alleggeriamo fortemente la nostra alimentazione per dare spazio al corpo di usare le proprie energie piuttosto che negli impegnativi processi digestivi a cui lo sottoponiamo tutti i giorni, di dedicarsi ai processi di eliminazione delle scorie, delle tossine, degli scarti che ha accumulato al suo interno e che accumulo dopo accumulo vanno a originare il malessere, tutta una serie di problematiche di salute, prima piccole e poi sempre più grandi. Quindi ecco, i tre alimenti che vedremo in questo video servono proprio a favorire questa condizione. Vedrai che sono tre alimenti che a livello digestivo sono molto veloci, molto semplici, molto pratici per il corpo, li digerisce in pochissimo tempo. E questo gli lascia le energie di dedicarsi appunto a quest'altro lavoro eliminativo di cui dicevo. L'altro aspetto è che sono tutti e tre degli alimenti estremamente ricchi da un punto di vista nutrizionale e quindi vanno bene insomma anche da consumare in grandi quantità, non ci sono pericoli di alcun genere, ecco. Cominciamo dal primo, che è, ci siamo quasi perché è la stagione ormai, l'uva. È famosa la cura dell'uva o ampeloterapia, era già praticata dai greci, dai romani, dagli arabi, dalle popolazioni antiche, no? Quindi già anticamente si sapeva, era noto che l'uva era un frutto particolare, particolarmente nutriente, nutritivo, utile per questo tipo di processo. Infatti l'uva è anche il frutto che più assomiglia al latte materno. Al latte materno, come anche composizione. Se può sembrare strano, però è così. Sia a livello di micronutrienti che comunque macronutrienti, no? Zuccheri, grassi, proteine, percentuale di acqua, eccetera, eccetera. Infatti, in passato anche i bambini che non potevano prendere il latte dalla mamma veniva dato il succo d'uva. Succo d'uva fresco. Una delle alternative era o il latte di un altro animale, ad esempio la capra, oppure proprio il succo d'uva, ecco, fresco. Esatto. Quindi ecco, la frutta più indicata e più utilizzata già dal passato è proprio l'uva. E il fatto di essere così simile al latte materno ci dice una cosa importante, che è molto nutriente, molto ricca di tutti gli elementi essenziali alla crescita di una creatura che è nella fase massima della propria crescita, che è un bambino, un neonato, no? Non c'è un altro momento della nostra vita in cui cresciamo ai ritmi vertiginosi di quando siamo piccoli piccoli, no? Quindi vuol dire che è proprio un frutto nutriente, ricco di tutto quello che serve per nutrire questo corpo, per farlo crescere, per farlo stare bene. Quindi si può assolutamente fare un periodo anche di sola uva di più giorni. Quando noi proponiamo la cura dell'uva mi sembra che siano 3-4 giorni in cui chi vuole può provare a fare solo uva, chi non vuole, tipo me, perché non sono una super amante dell'uva, cioè mi piace ma non da mangiarla solo per 3 giorni, può fare uva durante il giorno e alla sera magari verdure crude o comunque piatti molto molto leggeri. Quindi ecco, il primo frutto che possiamo utilizzare è proprio l'uva. Ecco, un altro frutto può essere l'anguria. L'anguria è un frutto molto molto acquoso, è proprio fra i più acquosi che ci siano, ha una percentuale di acqua mi sembra che sia del 98-99%,
89%. È quasi solo acqua, è come bere. Esatto, è come bere, esatto, è quasi come bere. Però in più abbiamo comunque una certa percentuale, anche se comunque piccola rispetto al peso totale di zuccheri buoni della frutta, quindi non sono gli zuccheri quelli che troviamo ad esempio nei dolci, eccetera, sono proprio zuccheri buoni della frutta con vitamine, ok, sali minerali, tutta una serie di micronutrienti che il corpo, di cui il corpo necessita e che soprattutto nei periodi caldi dove magari si suda molto e attraverso il sudore si espellono appunto tutta una serie di elementi, sali minerali, eccetera, sono molto utili e hanno bisogno di essere reintegrati nel corpo. Quindi, infatti, guarda caso, il cocomero arriva proprio nelle stagioni più calda, no? Quindi agosto, eccetera, in cui veramente è proprio molto caldo. E anche noi, appunto, mangiando tanta frutta, abbiamo sperimentato come quando è tanto caldo, è molto caldo, quello che ci va è soprattutto la frutta acquosa. Quindi il cocomero è proprio anche quello che più ci attira in questi periodi. Come nell'uva, anche nel cocomero, oltre a trovare tutti questi micronutrienti che diceva Diego, troviamo anche piccole tracce di tutti i principali macronutrienti. Quindi non è vero che la frutta non ha i grassi, non ha le proteine, non ha qui, non ha lì. Ce li ha in piccole percentuali. Quindi ecco, è sicuro fare dei periodi anche di qualche giorno in cui mangiamo solo questo. Saremo sostenuti comunque dai nutrienti micro e macro presenti in questi alimenti, ecco. Esatto, e diciamo, mangiare per qualche giorno, anche per più giorni, insomma si può fare per un periodo anche più prolungato, solo anguria, sicuramente è una pratica che aiuta il corpo a ripulirsi proprio, a disintossicare, a ripulirsi, a buttare fuori le tossine e quindi insomma a fare un po' le pulizie d'estate, no? Le pulizie, esatto, estive, le grandi pulizie estive. Esatto, il principio è che questi frutti hanno un altissimo contenuto d'acqua e l'acqua è quello che serve proprio per trasportare questi scarti, queste tossine fuori dal nostro corpo. Qualsiasi pulizia che facciamo ha come ingrediente fondamentale l'acqua, no? Della nostra casa, della macchina. Non posso lavare la macchina con un trancio di pizza, posso lavare la macchina con una spugna imbevuta d'acqua, no? Ecco, quindi è lo stesso principio. Acqua, alimenti super acquosi proprio per sostenere questo processo, questo percorso di disintossicazione. Dopodiché l'anguria ha tutta una serie di proprietà specifiche che la contraddistinguono, di cui abbiamo parlato sempre in questo video qua, che ti lasciamo, e ne ricapitoliamo giusto alcune molto rapidamente, che riteniamo particolarmente interessanti. La prima è che l'anguria è molto adatta se soffri di diabete. C'è un po' questo spauracchio della frutta che contiene tanti zuccheri, per cui non posso esagerare in particolare se mi trovo in una condizione di questo tipo. Beh, allora, innanzitutto occorre dire che il carburante del nostro corpo è proprio lo zucchero, cioè il carburante principale, no? Tanto è vero che noi siamo attratti in natura dai cibi dolci, no? Cioè, in natura noi non siamo attratti tanto dall'erba, dalle foglie, no? Come magari può essere attratto un animale erbivoro, no? Che mangia solo quello. Noi siamo attratti dal dolce, quindi dalla frutta matura, dolce, colorata, eccetera, eccetera. Ecco, quindi quello è il nostro carburante. E purtroppo gli zuccheri sono stati molto demonizzati, soprattutto negli ultimi decenni, ma perché? Perché giustamente si demonizzano ma gli zuccheri raffinati. Cioè lo zucchero bianco, ad esempio, è uno zucchero raffinato. Cosa vuol dire raffinato? Subisce tutta una serie di processi molto invasivi che depauperano tutto quello che sono i suoi nutrienti e rimane qualcosa veramente di zucchero puro, di morto, un alimento totalmente squilibrato. Ecco perché poi ci crea tutti questi problemi, diabete, eccetera, eccetera. Diciamo che dell'alimento originario da cui lo zucchero viene estratto non rimane praticamente nulla. E questo è il problema, come dice Diego, che è zucchero puro, completamente estrapolato dal suo contesto di appartenenza. La differenza della frutta, degli zuccheri della frutta, è proprio questa, che nella frutta noi troviamo degli zuccheri che però lavorano insieme a tutte quelle sostanze che abbiamo detto prima, quindi ci sono vitamine, sali minerali, macronutrienti, oligoelementi, fibre, qui acqua, tantissima, quindi gli zuccheri vengono gestiti bene dal nostro corpo proprio perché interagiscono con queste altre sostanze. Inoltre c'è da dire che tutto sto spauracchio della frutta con gli zuccheri, ma gli zuccheri nella frutta sono una percentuale infinitesimale, perché la frutta è
all'80%, spesso al 90% composta d'acqua. Quindi parliamo veramente di pochi Esatto, zuccheri. anche perché appunto non ne usciamo, nel senso il nostro carburante principe è lo zucchero, preso o in forma di zucchero dolce, ok, quindi zucchero della frutta, eccetera, oppure in forma di carboidrato, no? Che sono zuccheri praticamente assemblati fra di loro, come ad esempio il pane, la pasta, insomma tutti gli alimenti appunto ricchi di carboidrati. Quindi se noi non mangiamo zuccheri, ma mangiamo carboidrati, è esattamente la stessa cosa, anzi è peggio, nel senso che 100 un piatto di pasta contiene molti più zuccheri, cioè contiene carboidrati che però si trasformano in zuccheri e contiene quindi una quantità di zucchero molto molto maggiore rispetto magari a un pasto di frutta, ok? Quindi questo bisogna tenerlo presente. Ecco, per la nostra esperienza, mangiare frutta, soprattutto partendo dalla frutta più acquosa, appunto come l'anguria, può essere utile a ristabilire tante malattie, anche, come diceva prima Giulia, il diabete. Quindi purtroppo, anche qui a volte viene detto ai diabetici di non mangiare frutta o di mangiarne poca. Per quella che è la nostra esperienza, per chi soffre di diabete, può essere un aiuto quello invece di consumare regolarmente frutta, ma soprattutto anche accompagnata alle verdure crude, ok? E per Esatto. quella che è la nostra esperienza, abbiamo conosciuto tante persone guarite dal diabete. Dopo anche lì, diabete ci sono varie tipologie, vari stadi, di varia gravità, chiaramente, no? Però noi abbiamo conosciuto varie persone che ci avevano detto di essere diabetiche e che il medico le aveva detto di dover prendere dei farmaci a vita, quindi una malattia comunque incurabile, diciamo così, se non sotto questo farmaco, che però in qualche settimana di alimentazione di frutta e verdura cruda sono guarite, nel senso che hanno poi abbandonato il farmaco. Esatto. Se poi andiamo a vedere i medici più aggiornati, cosa ci dicono le organizzazioni che si occupano di salute su questa malattia, in realtà ci dicono che è bene un'alimentazione per lo più vegetale, composta da tante fibre, tanta verdura, come dice Diego, anche frutta, tanti cereali integrali, legumi. Quindi in realtà, se stiamo aggiornati, anche la scienza ci dice questo, non ci dice più che la frutta non va bene. Quindi occhio, perché se per un diabetico la paura è mangiare la frutta, però poi magari compra i biscottini per diabetici che dentro hanno un 30% di grassi, un 30% di farine che nel nostro corpo diventano zuccheri, e poi un po' di zucchero, mangiavamo meno zucchero se mangiavamo la frutta alla fine, che ne ha magari quel 3, 4, 5%. Quindi capite che proprio non ha senso questo discorso. Tornando appunto all'anguria, l'anguria fra i vari frutti è particolarmente indicata. Ecco, se io fossi diabetica, magari non partirei con la cura dell'uva, che è molto zuccherina, ma partirei appunto da una cosa più acquosa come l'anguria, che è particolarmente adatta. Terzo frutto, il limone. Allora, il limone è un frutto molto particolare, apprezzato per le sue proprietà, veramente anche qui fin dall'antichità. È un frutto che si può accompagnare con tutto, anche con la cucina, si può usare per i dolci, per i In piatti tutto. salati, per i primi piatti, si usa veramente per condire. Noi lo usiamo molto come condimento, ad esempio, nelle insalate, al posto dell'aceto, per esempio, no? Lo usiamo veramente tanto, oppure anche nella frutta, quando facciamo dei frullati, facciamo degli estratti, no? Un pezzettino di buccia di limone o un po' di limone ci può stare, dà proprio quell'aroma in più che è veramente Esatto. molto molto buono. Anche il limone, come diceva Diego, è apprezzato fin dall'antichità. Pensate che nel 700 veniva utilizzato dai marinai che dovevano appunto stare tanti mesi in mare e quindi rischiavano malattie come lo scorbuto proprio per carenza di vitamine, perché non potevano portare con sé alimenti freschi, no? E il limone era, insieme alle cipolle e alimenti di questo tipo, uno dei loro alleati principali, no? Perché si poteva conservare a lungo e gli consentiva di fare il carico appunto di vitamine, in particolare di vitamina C, in una vita in cui insomma tutto questo era un po' carente. Quindi già dal 700 era molto utilizzato per questa sua caratteristica. Ecco, il limone è utilizzato anche nella, non troppo, ma in parte famosa cura dei limoni, nel senso che è una tipologia, come dire, è un trattamento, diciamo così, è una pratica, ecco, una pratica
come dire, di cui potete trovare anche riferimenti comunque su internet, insomma, c'è proprio una bibliografia, insomma, vari ci materiali. sono dei riferimenti appunto a questa pratica che consiste nel mangiare il primo giorno, cioè nel bere il primo giorno il succo di un limone in un bicchiere d'acqua, magari appunto spremere un limone in un bicchiere, aggiungere un po' d'acqua, no? Acqua tiepida, Acqua sì. tiepida, e bere questo succo. Si può bere tutto in una volta oppure in due momenti, magari mezzo limone al mattino, mezzo limone la sera. Insomma, l'importante è che durante la giornata si assuma questo succo di un limone. Ecco, il secondo giorno si passa a due limoni, quindi si aumenta di uno. Il terzo giorno tre limoni, ok? E E così via via. così. Si può aumentare, si può arrivare a 4, 5, ok? E poi si torna indietro. Si può arrivare anche di più, anche a 7, 8, 9, E ok? E poi poi. si torna indietro sempre scalando di uno al giorno. Esatto, quindi è una pratica che dura circa, può durare 3-4 giorni, una settimana, anche 2 settimane, dipende da quanti limoni a quanto si arriva. Chiaramente non è una gara, non è che è una gara a chi arriva di più, a più limoni al giorno, ok? L'importante è appunto dare, cioè farlo anche qui finché ce lo sentiamo, no? Se sentiamo che inizia a essere troppo, torniamo indietro, ok? Possiamo arrivare a 4, a 5, va bene, non è che precludiamo la sua efficacia, comunque la cura ha una sua efficacia. Soprattutto poi se la si porta avanti anche nel tempo, come? Continuando ad assumere il succo di un limone al giorno tutti i giorni. La cura è come dire, può essere un aiuto all'inizio, no? Per sbloccare e per ripulire il corpo. Però poi il corpo lo manteniamo pulito anche nel tempo. Quindi continuando ad assumere tutti i giorni il succo di un limone, possiamo ottenere veramente grandi benefici per il corpo. Perché? Perché fondamentalmente il limone ha tantissime proprietà, di cui, ad esempio, una molto importante è quella di rendere il sangue più fluido. Con il sangue più fluido lavora meglio tutto il corpo. Lavorano meglio tutti i sistemi, gli apparati, la vista, migliorano le percezioni, migliorano le caratteristiche, ad esempio per chi fa sport, no? Migliorano le prestazioni appunto fisiche, migliora tutto quello che è anche legato alla circolazione, alla microcircolazione, ok? Quindi è veramente un qualcosa di benefico a tutti i livelli. Ecco, come conosciamo la cura dei limoni? In realtà io la conosco da tanti anni, da quando ero piccola, da più di 30 anni, perché mio padre la lesse su un giornale. Lui soffriva di una malattia abbastanza rara, ma grave anche, la malattia di Menière, che Considerata è una incurabile. malattia che è incurabile per la medicina e che consiste praticamente la sintomatologia sono una serie di vertigini, quindi giramenti di testa molto forti con nausea, vomito, veramente, veramente molto forti. Una problematica legata all'orecchio Esatto, interno. perché fondamentalmente nell'orecchio interno c'è un sistema che regola l'equilibrio. L'equilibrio. Ecco, se questo sistema va in tilt, ok, noi perdiamo il senso dell'equilibrio e quindi arrivano proprio queste nausee, queste vertigini fortissime in cui bisogna stare fermi a letto, non ci si può muovere anche per giorni a volte. Perché come un minimo movimento causa proprio questa nausea, questo vomito, non si riesce a mangiare, non si riesce. Insomma, e non c'è. Il brutto è che non esiste rimedio a queste crisi molto molto pesanti. E né nel breve termine, ma neanche nel lungo termine. E allora mio padre cosa ha provato? Varie strade, ha provato un po' l'omeopatia, dava un po' di sollievo, ma poi le crisi tornavano. E poi ha letto su un giornale di questa cura dei limoni e ha deciso di provarla. Ok? Da quando ha fatto questa cura lui è stato bene. Nel senso che non ha più avuto questa sintomatologia, ma non per un mese, un anno. Da 30 anni che lui è sempre stato bene. E però, dopo aver fatto la cura, appunto, lui ha continuato a prendere tutti i giorni il succo di almeno un limone. Ok? Un limone al giorno, quindi spremuto nell'acqua. O lo beve magari durante i pasti oppure anche a stomaco vuoto, ancora meglio. Spremuto sull'insalata, sul cibo, è molto Esatto. facile alla fine consumare un limone al Esatto, almeno un giorno. limone al giorno. Lui ha anche provato, ha detto, beh, proviamo a non prenderlo più questo limone, vediamo cosa succede. Gli è tornata la vertigine, gli è tornata la malattia. Proviamo a riprendere quei limoni, gli è sparita di nuovo. E questo l'ha fatto più volte questa prova. Quindi ormai, come dire, siamo ragionevolmente certi che è stato quello che ha provocato la guarigione da questa malattia, che
incurabile, ecco. Ecco, ovviamente non è che il limone né un altro cibo qualsiasi è magico, è la panacea di tutti i mali, assolutamente. Non esistono cibi magici, esistono cibi che sono più adatti a sostenere il corretto funzionamento del nostro corpo, e questi tre che ti abbiamo elencato servono proprio a questo. Ecco, accortezza sul limone: se lo bevi magari tutti i giorni dal bicchiere, bevilo con la cannuccia, perché il limite del limone può essere che a contatto coi denti tutti i giorni per tutta la tua vita rovini un po' lo smalto, quindi l'accortezza di berlo con la cannuccia. Altra specifica sul limone: tanto te lo starai chiedendo, ma tutto sto limone non mi fa astitico, perché il limone stringe notoriamente. No, non ti fa astitico perché non è vero che il limone stringe, questo è un altro di quei luoghi comuni che non si sa bene da dove vengano. E noi lo abbiamo sperimentato, siamo tutt'altro che stitici e mangiamo tanto limone tutti i giorni. E il limone ha proprio la proprietà di regolarizzare i movimenti intestinali, quindi se sei stitico ti porta dall'altra parte, se invece vai un po' troppo ti aiuta a regolarizzare, a ridurre un attimino, quindi è proprio regolarizzante, quindi non avere questa paura, ecco, vedrai che non ha motivo d'essere, ecco. Bene, noi nel corso dell'anno facciamo tre periodi incentrati un po' su questi frutti: la cura dell'anguria ad agosto, la cura dell'uva a settembre-ottobre e la cura dei limoni fra novembre e dicembre, quindi vengono proprio in fila. E quindi ecco, se ti interessa fare questa esperienza insieme a noi, partecipare, condividerla, qui sotto in descrizione trovi tutti i nostri contatti, quindi pagina Facebook, canale Telegram, canale YouTube, mailing list. Questi sono tutti i modi attraverso cui puoi rimanere in contatto con noi e aggiornato appunto sulle nostre iniziative. E speriamo che questo video ti abbia dato qualche spunto utile. E se così è stato, ce lo puoi far sapere con un mi piace, un commento o soprattutto iscrivendoti al canale, perché non ti costa niente, ci metti un secondo, è gratuito, ma a noi consente di portare avanti questo nostro lavoro e ci fa crescere, quindi grazie se sceglierai di farlo. Detto questo, ti salutiamo e ti diamo appuntamento al prossimo video. Diamo appuntamento al prossimo video. Ciao. Ciao.